Sentimenti anche a me, un venticello leggero possa soffiare su noi e sussurrarci ancora che ci sei. Benedici, benedici, benedici anche me. Che me. Benedici la terra, tanto assetata d'amore, benedici il cielo, tanto affamato di sole, e tutto quello che in mezzo vive assetato di te. Schiacci il mio grido, benedici anche me. Benedici, benedici, benedici anche me. Benedici, benedici, benedici anche me. Facci amare anche lei, spingi il nostro cammino dal tramonto all'alba con te. Una nuova visione tu prepari per noi, vada in pezzi quest'ora e io sogni con te. Benedici, benedici, benedici anche me. Benedici, benedici, benedici anche me. Benedici la vita, ogni germoglio che c'è. Riempi la casa di luce e di tenerezza per me, ci fioriscano gli occhi se ci guardiamo fra noi, spezza le nostre catene e appoggiaci a te. Benedici, benedici, benedici anche me. Benedici, benedici anche me. Benedici, benedici, benedici anche me. Benedici, benedici, benedici anche me. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù sia con tutti voi. C'è un famoso sufi musulmano, Rumi, che dice che il vostro compito non è cercare l'amore, ma semplicemente cercare e trovare dentro di voi tutte le barriere che avete costruito contro di esso. Il problema non è cercare l'amore, è capire cos'è che frena l'amore, cos'è che impedisce all'amore di scorrere dentro di noi, intorno a noi, fra di noi. Lasciamo un po' di musica, di silenzio.
per ascoltarci e vedere davvero ciò che frena questo girare, volare, espandersi dell'amore. Preghiamo. Amiamo con sentimenti semplici, con un amore che non opprime ma libera. Amiamo i lontani mormorii della terra che soffre. Amiamo la speranza che canta sempre di lontano. Amiamo chi cammina senza voltarsi indietro, chi crede che l'amore è più forte del destino, più forte della morte. Amiamo con la porta aperta, lasciando che il cielo si chini ad accogliere ogni fedeltà redenta dall'amore. Amen. Dal libro del profeta Baruch. Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione. Rivestiti dello splendore della gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio. Metti sul tuo capo il diadema di gloria dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore a ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre, pace di giustizia e gloria di pietà. Sorgi, o Gerusalemme, sta in piedi sull'altura e guarda verso oriente. Vedi i tuoi figli riuniti dal tramonto del sole fino al suo sorgere, alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici. Ora Dio te li riconduce in trionfo, come sopra un trono regale. Poiché Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna e le rupi perenni, di colmare le valli livellando il terreno, perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. Anche le selve e ogni albero odoroso hanno fatto ombra a Israele per comando di Dio, perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da Lui.
Parola di Dio. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo, suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, Elisania tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia, voce di uno che grida nel deserto: «Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato». Le vie tortuose diventeranno diritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Parola del Signore. Nella prima lettura abbiamo ascoltato una frase che a me mi piace tanto, che cito sempre ai genitori a cui è morto i figli. La frase diceva: getta via il mantello del lutto. Perché vedete, quando ci sa un dolore, una crisi, una sofferenza dentro, ci mettiamo tutti il mantello del lutto. Cos'è il mantello? Che il mantello ti coccola, ti tiene caldo, ti protegge, però ti impedisce di camminare. E allora un po' di dolore va bene, ma poi buttalo via questo mantello del lutto che ti impedisce di portare avanti la vita. Vedete, io sto con tutti, non fo differenze con nessuno, ma non voglio andare verso la morte.
Se uno rompe le scatole, se uno è sempre a lamentarsi, se uno è sempre a tirare indietro, lo lascio andare. Non ho voglia di perderci tempo, perché non ho voglia di andare verso la morte, verso la distruzione. Voglio che ognuno di noi sia consapevole che non possiamo scegliere il nostro destino. Non si sa come andrà, non si sa cosa ci succederà. Ma noi abbiamo un grande potere, quello di dare un senso alla nostra vita e un senso alla nostra morte. Si può vivere in un modo o si può vivere in un altro. Si può andare verso la morte da disperati o con grande dignità. Io ho visto dei poveri che sotto un manto di stenti erano dei re, ho visto persone morire di tumore che erano dei signori. Mi piace questa dignità. E avete sentito nel Vangelo che il sognatore Gesù si era messo in testa di insegnare alle persone la non violenza. Se qualcuno ti percuote nella guancia destra, tu offrigli anche l'altra. Una parola potente come questa di Gesù sembra da matti, sembra che lui non abbia conosciuto come funziona il mondo. Ma lui ci credeva capaci di uscire da quell'insensato meccanismo dell'azione e della reazione. Noi viviamo distinto, azione, reazione, senza mai pensare alle conseguenze. Quando Gesù dice amate i vostri nemici, dice una cosa pazza. Però ti fa pensare, ti fa un po' pensare, ma se prima di morire io riuscissi a perdonare mio padre, mia madre, chi mi ha tradito, chi mi ha abbandonato, ma quanto starei meglio, ma quanto starei meglio. Poi lo so che umanamente sembra impossibile, ma almeno chiediti che forse potrebbe essere una buona idea. Vedete, solo quando noi non saremo più in grado di sopportare questo mondo, forse cambieremo. Io credo che si cambia nella vita in due modi, o per vomito o perché ci si innamora. Si cambia quando non se ne può più, avete visto, proprio si arriva il punto in cui vomiti, oppure quando ti innamori. Il problema di questo mondo è che non siamo arrivati né a vomitare né a innamorarci di un mondo diverso. E allora siamo lì nel mezzo. E allora Gesù sapeva che doveva provare a farci innamorare. Vedete, quando ciò in cui credevi finora si dissolve, è proprio in quel momento che non devi disperare. Quando arriva una crisi come quella di oggi, di pandemia, di mille problemi, è proprio ora che non devi disperare, è proprio ora che devi alzare la testa. Perché quello che conta è esserci quando l'amore si risveglierà. E noi lo sappiamo bene che dopo l'inverno c'è la primavera. Noi lo sappiamo bene che questa vita, anche se muori, non può finire a bischero nel nulla, lo senti bene che è così. I nostri smarrimenti, io credo che non sono, come pensiamo, il segno dell'avanzamento del male. Quando succede una cosa come questa, di pandemia o di altre cose, noi pensiamo che è il segno che il male sta avanzando. Secondo me è l'opposto. È il segno che Dio sta passando. Dio sta passando e vuol vedere come ti muovi, come reagisci. Questo Dio che è un amore fedele, questo Dio che non scapperà mai, che sembra dire anche se te mi tradisci, anche se te mi abbandoni, non me ne frega nulla, io sono qui. Io non scapperò, non faccio come voi che scappate sempre. Mi volete tradire? Non volete ascoltarmi? Mi abbandonate? Io sarò qui.
questo Dio che non si riposa mai, finché non si raggiunge la cosa più preziosa per ognuno di noi, che è la pace del cuore. Il Vangelo diceva: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via di Dio, raddrizzate i suoi sentieri. Perché vedete, non basta accogliere Dio. Il problema è accogliere un Dio diverso da come l'abbiamo visto finora. Questa è la cosa più difficile. Abbiamo un'immagine di Dio che è vecchia, che è spesso sbagliata. Abbiamo dato un'immagine di Dio potente e invece è il più umile che esista, il più piccolo. Abbiamo l'idea di un Dio che giudica e invece è un Dio che perdona. Ci hanno buttato addosso un'immagine di Dio che non è quella lì, è un'altra cosa. Ma la fatica più grande è proprio avere un'altra immagine di Dio. Questo Dio che dà luce, calore, semplicemente, perché vedeva che la vita, in questa vita manca la luce, manca il calore. Gesù ci ha detto che verrà la pazienza e verrà la misericordia di Dio. Belle queste due cose di Dio, la misericordia e la pazienza. Voi sapete che la parola misericordia in ebraico ha la stessa radice dell'utero della donna, viscere. Perdonare vuol dire partorire. Ragazzi, la cosa più dura della vita è perdonare. Perché è un parto, perché è un dolore infinito per tirar fuori un cambiamento, nel riaprire il futuro. E la pazienza di Dio. Si dice nella Bibbia: fino a che Dio avrà pazienza con voi? Bellissimo. Dio avrà pazienza con noi fino a che non avremo capito. Che bello. Non c'è un limite. Quando avrai capito, poi non c'è più bisogno, no? Quando hai capito, basta. Vi ricordate Gesù appiccicato alla croce? Padre, perdonali, perché non capiscono nulla, perché non ci arrivano, perché non sanno che fanno. Non dice perdonali perché dentro sono buoni, non ce la fanno. Abbi pazienza con loro. Queste sono le ultime parole di Gesù sulla croce verso Dio. E allora mi piace questo Dio di pazienza, questo Dio di misericordia. Concludo. Si sta arrivando verso Natale e vi ricordate che Maria, Giuseppe, i magi, i pastori, cosa fanno? Ascoltano la voce dell'angelo, la voce di Dio, decidono, come Giuseppe, non ci capisce nulla, ma decide di rimanere fedele a questa donna che ama, e poi agiscono, si muovono. Ve lo auguro anche a voi. È il momento di ascoltare, è il momento di decidere, è il momento di agire. Io non ne posso più, e penso nemmeno voi se ne può più, delle astrazioni e della malinconia. È un periodo di astrazione, tutto astratto, poca concretezza. È un tempo pieno di malinconia. San Francesco diceva: il peggio di tutti i mali è la malinconia. Ci pensate che il peggio che vi può capitare addosso è la malinconia? E malinconia vuol dire che io pretendo un mondo migliore, pretendo un uomo migliore, un figlio migliore, e non so più dire grazie. Lo vedete? Tutto dovuto, tutto dovuto. Ragazzi, non c'è dovuto nulla. Ci sta anche troppo, ci è stato regalato anche troppo. È che non si sa più dire grazie. Grazie che esisto, grazie che c'è un po' di tempo per vivere,
grazie che c'ho un pezzo di pane, grazie che c'ho qualche amico. E se siete onesti, lo dice ancora la Bibbia, lo dice ancora la Bibbia, che anche nei momenti più schifosi della vita, quelli più schifosi, se siete onesti, non vi è mai mancato due cose: un pezzo di pane e un angelo accanto a voi. Dio, come nella Bibbia, un pezzo di pane, un angelo non te lo fa mai mancare. A volte un amico, un'amica, una persona accanto. È che non ci basta ma nulla, non ci basta né un pezzo di pane e nemmeno un angelo che ci sta accanto. E allora, davanti a noi c'è un Dio che ci chiede: alzati, guarda, cammina. Proviamoci in questa settimana a togliere un po' di malinconia, a cominciare a dire grazie di quello che ci sta, di quello che vediamo, di quello che già abbiamo. Dalle tenebre alla luce, ho attraversato dubbi e terre desolate, seguendo traiettorie sconosciute, perdendo la mia essenza chissà dove. La vetta è solo l'altra faccia dell'abisso, per sprofondarci dentro basta solo un passo, ma quando ero sul punto di precipitare, mi camminavi accanto senza far rumore. E ho cercato di raggiungerti ovunque, senza riuscire a possederti mai, nella perfezione dei dettagli e nelle coincidenze. Ho provato a vivere nel mondo senza dovergli appartenere mai, evitando la mediocrità e le inutili apparenze. Se il buio è solo allontanarsi dalla luce, nel mare del silenzio sento la tua voce. Se tutto si trasforma e nulla muore, dal seme che marcisce nasce il nuovo fiore. Conoscerti ovunque senza riuscire ad afferrarti mai, e ho capito che non c'è distanza né separazione. Ho imparato ad essere nel mondo senza per questo appartenergli mai, ma ho trovato amore in ogni cellula della creazione. Nel lungo viaggio da tenebre alla luce, camminerai al mio fianco senza paura. Ricordo che mercoledì è l'Immacolata, festività, noi facciamo la messa alle 16:30, sempre qui in Pieve, come la domenica, anche mercoledì.
Preghiamo. Dicembre è il mese per voltare pagina, fuori da ogni certezza verso la fragile grotta, svegliarsi dal sonno ora che il mondo comincia a chiamare. L'inverno spesso cade verticale, come in questi giorni, sul tremore dei germogli di speranza. Sembra che niente cambia di una vita se non distinguere la brezza che lo sveglia. O Dio, vieni a smuovere la solitudine di una sola vita, a stringere il fiato nelle radici dell'inverno, quando la tua nascita ci ricorda che il tuo amore di noi non è stanco. Nella sua bellissima canzone Simone Cristicchi dice: il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro, mettiti al fianco invece di stare al centro. Ricordiamoci che il Natale è questa possibilità di farci cambiare dentro, di metterci al fianco e ricordarci che il Natale è la fede nella possibilità di cambiamento e che il cambiamento e il nuovo vengono sempre dal futuro. Possa la via crescere con voi, il vento essere alle vostre spalle, il sole scaldare il vostro viso e possa Dio tenervi nel palmo della sua mano. Prendetevi tempo per amare, perché questo è il privilegio che Dio vi dà. Prendetevi tempo per essere amabili, perché questo è il cammino della gioia. Prendetevi tempo per ridere, perché il sorriso è la musica dell'anima. Prendetevi tempo per amare Dio, amare le persone accanto a voi, e fatelo con molta, molta tenerezza, perché la vita è troppo corta per essere egoisti. Dio ci benedica tutti, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere, che siamo in equilibrio sulla parola insieme, abbi cura di me. Ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro, basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila, è solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima, è una manciata di semi che lasci alle spalle come crisalidi che
diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo. E ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte, e ti basta solo un passo per andare oltre. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrai paura di cadere. E nonostante tutto, noi siamo ancora insieme. Abbi cura di me, qualunque strada sceglierai, amore. Stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino, ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.